Sono molto orgogliosa di poter intitolare questa Ultra Cycling Dolomitica in memoria di mio padre Vito Favero. Papà è arrivato secondo al Giro di Francia nel 58 e quarto ai campionati mondiali sempre nello stesso anno e primo al campionato italiano. Lui è stato per me un grande uomo e una persona che mi ha insegnato tanto, soprattutto nello sport e dei valori, quelli che sono i valori più importanti di questo sport, che è la lealtà, il rispetto delle regole e soprattutto la grande determinazione e forza di volontà. È una gara che di lunghe distanze, sono più di 500 km, sono non stop, mettono a dura prova il fisico, è necessario avere un controllo molto forte tra fisico e mente, per cui bisogna ascoltarsi tantissimo e quindi mi ricordo proprio papà mi diceva che lui era solito fare questo tipo di percorsi, spesso li faceva in allenamento, quindi 200-300 km li faceva a volte anche in allenamento. È stato una cosa bella, un aneddoto che vorrei anche ricordarvi, che al Giro di Francia mi diceva che ha fatto come allenamento due volte la Tour Eiffel. Al giorno d'oggi è una cosa praticamente che sembra impossibile, un racconto, no, magico. In realtà è proprio così, insomma, e quindi ci vuole una grande costanza, grande passione, determinazione e poi una fatica, riuscire a gestire bene la fatica, perché ne fanno tanta, sono atleti molto preparati, sì, però per fare percorsi così forti, così lunghi, forti da un punto di vista anche fisico e mentale, insomma ci vuole molta preparazione, non ci si improvvisa. Sì, è stata la gara perfetta per me, davvero una giornata perfetta, ho un team magnifico e sì, è stato tutto perfetto, è la mia prima vittoria. Beh, insomma, una bella, non ci si è mai abituati a vincere. Ogni volta che vinci una gara è sempre la prima volta per me. No, io quando partecipo voglio vincere perché sennò non mi diverto. Per me vincere faccio gli allenamenti perché quando mi alleno penso sempre alla mia vittoria, sempre. Forse il passo Fedaia, ero un po' stanca, avevo un po' di mal di stomaco, dovevo lottare un attimo con i miei dolori perché quando si fanno queste gare comunque vengono dei dolori e ho lottato sul passo Fedaia che diciamo che è il passo più ripido che c'è, ma la voglia di arrivare in alto, la voglia di far vedere alla mia crew support californiana e texana tutte le Dolomiti era talmente grande che non potevo fermarmi. Un bel team soprattutto. Due ragazzi che non ci conoscevamo prima di tutto perché abbiamo iniziato a pedalare assieme quest'anno, quindi fare la Dolomitica in team 2 e non conoscerci è stata rischiosa, ma alla fine bellissima perché tutto è filato bene, ma è filato bene perché avevamo un gran gruppo alle spalle che ci hanno coccolato, assistito in tutti i momenti della gara, in ogni istante. Allenamenti sicuramente, beh, io punto molto sui weekend che sono gli unici giorni che ho per andare in bici e lì faccio tanti percorsi lunghi e cerco insomma di farmi 200 km al sabato e anche la domenica se ne ho di stare su quel chilometraggio oppure intorno ai 100, poi durante la settimana o vado al lavoro in bici o qualche uscita alla sera riesco a farla, quindi questo è il mio allenamento. Sì, termine puzzle ce lo dicono ogni volta che saliamo in bicicletta per una gara così, però non è pazzia, è tanta passione che viene dal profondo di ognuno di noi per questo sport e che ci permette di conoscerci al meglio e di stare assieme perché alla fine noi siamo un gruppo di amici che abbiamo questa passione comune e ci ha portato a conoscerci meglio, a sapere l'uno dell'altro i nostri punti deboli, i punti forti. Siamo un bel gruppo. Sì, abbiamo terminato questa Ultra Cycling per la quarta volta, è andata bene, ho avuto qualche problema allo stomaco venerdì notte, ho dovuto fermarmi per 4 ore circa e poi pian pianino ho ripreso e per fortuna sono riuscito e l'ho portata a termine. Ovviamente per tutto il territorio, può essere una meta ci sono, come anche per tutto il territorio nostro che è davvero da visitare tutto. Noi siamo molto orgogliosi di essere sede di questa gara durissima, perché davvero è una competizione per pochi, però anche questo è un modo per fare turismo.